Buongiorno amiche e amici e benvenuti a questa puntata di fine settimana, della fine di settimana di Elisir. Domani, come il sabato, come tutti i sabato, andremo in onda con una registrazione del meglio. Non vi facciamo mancare la nostra presenza, speriamo gradevole nelle vostre assidua. Case, con tanto di informazione puntuale e precisa. Bene, anche oggi infatti cominciamo bene in questo senso. Da tempo parliamo di medici ospedalieri, sono una vera e propria, vivono un'emergenza dovuta alla questione dei posti letto nei reparti ospedalieri internistici. Tanti, forse sempre comunque troppi, i pazienti Covid che vengono ricoverati. Per alcuni il problema non è soltanto dovuto alla degenza, ma anche ovviamente a quello che significa fronteggiare la solitudine. La solitudine è un aggravante. È un aggravante, così come è un aggravante il peso che portano in questo momento i medici internisti. Il direttore del Dipartimento di Medicina Interna dell'Ospedale Fatebene Fratelli di Roma e presidente del FADOI, che è la federazione che riunisce tutti i medici internisti ospedalieri, il professor Dario Manfellotto viene a rispondere alle nostre domande, sia sullo sforzo che state sostenendo voi, sia però anche, diciamo così, la degenza e anche il dopo degenza di tanti, troppi malati che magari hanno altre malattie da portare sulle spalle, vero professore? Sì, intanto buongiorno Benedetta, buongiorno. Professor Mirabella. Sì, è un, in questo momento si stima che ci sono ricoverati in ospedale circa 35.000 pazienti, 3.800 più o meno in terapia intensiva. Ecco, di quei 35.000 ricoverati in ospedale, circa il 75-80% sono nei reparti di medicina interna, quindi un carico assistenziale, come dicevate, molto molto forte e molto importante. Ecco, faccio una ribattuta a questa situazione, perché le chiedo quanto mediamente dura un ricovero di un malato Covid nell'ospedale e perché si parla di dimissioni difficili, come vediamo da questo titolo del Corriere della Sera, dimissioni difficili per anziani e per poveri. Un degente su 5 non sa dove andare dopo che esce dall'ospedale. Allora, questa è una vera criticità, perché diciamo che mediamente, se tutto quanto avviene in condizioni buone, con un esito normale e positivo della malattia, il ricovero può durare 10-15 giorni, ecco, mediamente diciamo 15 giorni di degenza in ospedale. Poi il problema è quando il paziente deve essere dimesso, anche per liberare posti per altri pazienti, ma ha ancora una condizione di positività ai test per il SARS-CoV-2, per il virus. Allora lì ci sono due possibilità: o il paziente è in grado di tornare a casa sua, oppure il paziente deve essere portato in un'altra struttura con un'assistenza meno intensiva dell'ospedale, quindi ci sono centri a più bassa intensità di cura, oppure addirittura degli alberghi dove questi pazienti possono andare. Perché il problema che si pone è molto spesso un problema anche sociale, perché il paziente che è affidato a una badante e che magari non è positiva, quindi ha difficoltà, certo, o ha problemi, avrebbe problemi ad assistere il paziente, oppure ci sono a casa familiari o bambini e c'è difficoltà a tenere il paziente isolato in casa, oppure un paziente molto fragile che ha bisogno anche di terapie e nessuno è in grado di fare a casa delle analisi e delle iniezioni. Ecco, diciamo che globalmente un 10-15% dei pazienti che noi dobbiamo dimettere hanno condizioni che rendono difficile la dimissione, e a questo punto il paziente deve rimanere in ospedale perché alternative non ce ne stanno. Certo. Questo allunga la degenza media. Certo. Professor Manfellotto, una riflessione che vorrei condividere con lei, vista la sua esperienza. I soggetti più fragili, diciamo così, patiscono quella che è un'interminabile convalescenza, perché il Covid lascia degli strascichi pesanti, mi dicono. In questi casi servirebbe un periodo di controllo, quello che tecnicamente voi chiamate di monitoraggio. E io penso più che altro alla riabilitazione. In che cosa consiste e chi se ne dovrebbe far carico e chi, in tempi speriamo migliori, se ne dovrà far carico?
Allora, questa è un'altra domanda di grandissima importanza, perché poi è la vita quotidiana, è quello che noi stiamo vivendo in questi giorni per poter dare una prospettiva ai pazienti che noi rimettiamo. Allora, il paziente è giovane, è un paziente che è in grado di fare un percorso riabilitativo, allora con difficoltà e anche con enormi passaggi burocratici, perché purtroppo la burocrazia in questo momento è moltiplicata, è veramente Certo, diventato certo. frenante. Ecco. Allora noi attiviamo dei percorsi riabilitativi in strutture di riabilitazione, se ci danno disponibilità, se no si danno delle indicazioni al paziente per fare riabilitazione a casa, magari con dei controlli ambulatoriali. Questo è il paziente che sta, Certo. diciamo, bene, che è autonomo, può camminare, può fare esercizio fisico, può salire le scale. Ecco, poi invece il paziente più anziano, dipendente, magari con il catetere vescicale, oppure che non riesce ad alzarsi dalla carrozzina, lì, c'è bisogno di fare dei controlli che dovrebbero avvenire agevolmente, se possibile, a domicilio, altrimenti, ripeto, si pone il problema di trovargli una Sì. sistemazione in una struttura diversa dall'ospedale, perché i polmoni possono rimanere con dei danni che magari durano alcuni mesi e quindi è una sensazione di affanno che non consente di fare le Certo. attività quotidiane, ma anche il fegato, i reni possono avere una sofferenza che deve essere controllata, ma una cosa che permane per settimane, se non per mesi, è quella che noi chiamiamo l'astenia, una sensazione di stanchezza notevole che il paziente si porta appresso per un periodo lungo. Professor Manfellotto, dico una parola che ad alcuni crea mal di pancia frequente, USCA, che sarebbero queste unità speciali di continuità assistenziale, di cui in parte ci stava parlando. In molte zone queste USCA o non lavorano bene o non sono state ancora attivate e infatti vediamo dal Messaggero le falle della rete territoriale, un bluff dell'assistenza a domicilio, peraltro alcuni l'hanno attuata a pagamento e in maniera anche molto salata questa cosa, invece dovrebbe essere a carico dello Stato. Sì, le USCA è stata una decisione del governo che le ha istituite ad aprile, credo. E sono queste unità speciali di continuità assistenziale che devono garantire ai pazienti che possono stare a casa un'assistenza continuativa, dei controlli, degli esami di laboratorio, insomma una tutela, una presa in carico di questi pazienti. E anche dopo la dimissione, queste USCA dovrebbero e potrebbero entrare in servizio e prendere in carico il paziente. Certo. Purtroppo queste unità non sono state attivate nel modo che era stato previsto, nel numero che era stato previsto, sono Certo. molto inferiori rispetto a quante erano state programmate, per cui non si riesce ad avere questo tipo di assistenza con la continuità che è necessaria e che è prevista poi nella sigla della continuità assistenziale, della USCA proprio. Anche perché, professor Manfellotto, il TAR del Lazio ha deciso che nella regione i medici non possano e quindi non debbano andare a visitare a domicilio i malati di Covid. Perché, dice il TAR del Lazio, questo sarebbe il compito delle USCA, ma se le USCA non riescono a funzionare, chi paga alla fine? Il fio, cioè il malato a casa domiciliato che è convalescente o peggio ancora convalescente che può rischiare di perderla la convalescenza, o no? Sì, questo certo, questo è vero. Al TAR del Lazio è arrivato un ricorso perché, non essendo state attivate le USCA, è stato detto: beh, visto che non ci sono le USCA, allora ci dovranno andare i medici. E un sindacato di medici ha detto: beh, però noi non possiamo supplire a una carenza dello Stato. Di qui questo ricorso, e il TAR ha risposto dicendo: sì, il ricorso è giusto e i medici non devono andare a casa. Però molti medici avevano già nel Lazio attivato le cosiddette USCAR, cioè le USCA regionali, che su base volontaria, con un arruolamento di numerosi medici che erano disposti ad andare a casa, stavano supplendo a questa carenza. Per cui credo che adesso sia in discussione, sempre al TAR, la possibilità di ridare la possibilità ai medici di andare nelle case con queste USCAR, e quindi che non ci sia un blocco, diciamo, Certo, giuridico e si a faccia poter magari visitare i pazienti a su base domicilio. È una situazione un volontaria. po' ingarbugliata.
certo, no, 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 però abbiamo capito che non si fa più su base, diciamo, su obbligo, ma su base volontaria del medico, anche perché, come giustamente diceva Michele, qui chi paga il prezzo di tutto questo, di queste inefficienze, burocrazie, ricorsi e controricorsi, sono poi i malati che adesso, oggi e anche ieri avevano bisogno di aiuto. Qui interviene il privato, perché prima io ho detto a pagamento, ovviamente mi riferivo a delle realtà private che a pagamento si sono infilate in questa sorta di lotta interna che dovrebbe essere appunto pagata dal Servizio Sanitario Nazionale, e arrivano loro che si fanno pagare invece, certo, immediatamente, e non tutti i pazienti hanno una capacità economica tale da poter essere, diciamo così, attivare questi servizi. Sì, sì, signora, ha ragione. Mi permetta soltanto ancora di specificare una cosa sulle USCA. Le USCA decise dal governo dovevano essere istituite su base locale dalle ASL. Appunto, le ASL non sono riuscite a istituirle dovunque, con personale che in qualche modo veniva contrattualizzato e faceva questo lavoro. Questa operazione non è stata portata a termine. Nel Lazio i medici autonomamente hanno creato queste USCAR e si sono messi al servizio della regione proprio per supplire a queste difficoltà. Di qui quindi il problema adesso di risolvere dal punto di vista giuridico chi si è opposto alla possibilità di supplire alle USCA e chi invece ha potuto farlo e ha cominciato a lavorare con le USCAR, cioè quelle regionali. Questa è una cosa un po' complicata. La parte invece che diceva lei della supplenza del privato o comunque l'intervento del privato, io pure ho letto sui giornali, credo nel Nord ci sia stata un'offerta di questo. In realtà io vivo nel Lazio, esperienze di questo genere non ne ho sentite. È chiaro che c'è la possibilità di tanti laboratori di fare, certo, test privati, certo, di fare, certo, delle visite, ci sono le ambulanze private che quando le ambulanze pubbliche sono il 118 è pieno e possono intervenire, però ecco, mi sembra una cosa che non abbia preso il sopravvento rispetto all'assistenza pubblica, in tutta franchezza, perlomeno nella realtà. Grazie, professor Maffellotto. L'Italia resta il paese dove il sigla suona, perché il sì non suona più, ma le sigle è come se suonano. Grazie di essere venuto, grazie, a trovarci di nuovo. Grazie, Benedetto. Grazie a voi. Buon lavoro.